Buonasera dal telegiornale di Imperia TV. La candidatura di Claudio Scajola, sindaco di Imperia, non ci riguarda, semmai è un problema che deve risolvere il centrodestra. Questo è il commento del segretario cittadino del Partito Democratico Antonio De Bonis all'indomani dell'annuncio di Scajola e della diffusione di voci su un suo possibile prossimo accordo con il PD. Vediamo. Ma la candidatura di Claudio Scajola, se si vorrà poi candidare, dovrà candidarsi presentando la lista e presentandola quando saranno i tempi dovuti in Consiglio. Io personalmente vedo questa qui cosa un'ulteriore prova di forza muscolare all'interno del dibattito, se vogliamo chiamarlo dibattito, che dura da mesi all'interno di Forza Italia tra il nipote e lo zio, per far vedere chi controlla, chi comanda della Forza Italia. E Claudio Scajola ha portato le truppe camelate per dimostrare che Forza Italia la controlla lui. Noi vedremo cosa succede. Naturalmente la linea del Partito Democratico è quella decisa sia a livello comunale che a livello provinciale nell'ultimo congresso recentissimo che abbiamo fatto. La posizione è quella di ribadire la volontà del Partito Democratico di fare alleanze come abbiamo fatto 5 anni fa ad Imperia, come abbiamo fatto 4 anni fa a Sanremo, con liste civiche, col Partito Democratico, con l'associazionismo. Questa è la linea politica. Il problema di Scajola, di Claudio Scajola, è un problema del centrodestra, non è un problema nostro. Siamo impegnati nella campagna elettorale politiche e perché tra 4 mesi ci sono le amministrative Imperia, dunque il risultato che ci sarà di Imperia sulle politiche influenzerà anche le possibilità di alleanze, di accordi che avremo. Dunque stiamo lavorando a testa bassa per avere un buon risultato alle politiche anche su Imperia, per poter poi, diciamo così, dopo il 4 affrontare le problematiche dell'amministrativa. Adesso siamo concentrati su questo. Claudio Scajola è un problema del centrodestra. Se poi mi chiedete che se per quanto concerne il Partito Democratico queste spaccature nel centrodestra sono, diciamo, le vediamo di buon occhio, naturalmente io vi dico di sì, perché nella storia della provincia di Imperia e della città di Imperia il centrosinistra ha vinto quando il centrodestra era diviso e naturalmente che ci siano 3-4 candidati, di cui più di uno del centrodestra, le prossime amministrative, naturalmente pensiamo che possa favorire quello che è la prospettiva delle prossime amministrative del Partito Democratico. Dormiamo tranquilli, non né con l'incubo né con cosa di Claudio Scajola, che evidentemente qualche problema ce l'hanno nel centrodestra, non noi. Sempre sul fronte del PD imperiese c'è da registrare anche un intervento del capogruppo in consiglio comunale Gianfranca Mezzera. La Mezzera ha fatto il punto in merito alla questione della raccolta rifiuti nel capoluogo. Sentiamo. Oggi si è parlato del fatto, cioè abbiamo cercato di motivare perché in Consiglio Comunale il gruppo del Partito Democratico ha votato contro la delibera presentata dall'amministrazione e abbiamo voluto dare un messaggio al nostro sindaco di essere disponibili anche nei confronti dei nostri cittadini di trovare una soluzione purché si concretizzi quello che abbiamo deliberato in Consiglio Comunale, che è l'house providing, la MAI Energia, quindi la scelta di MAI Energia. E quindi da questo punto di vista io ho chiesto che l'amministrazione col gruppo di lavoro decida di scegliere, cioè decida di dichiarare che MAI Energia è il soggetto idoneo per raccogliere, per fare il contratto per la raccolta della spazzatura nella città di Imperia e l'amministrazione si dia, cioè voglio dire, si cerchi di attivarsi il più velocemente possibile per arrivare a concretizzare questa decisione del Consiglio Comunale. Beh, l'alternativa, allora, il sindaco in questo momento potrebbe avere due soluzioni, una di rifare l'ordinanza a Tecnoservice, però a questo punto potrebbe avere delle responsabilità perché ormai non è più motivata una ordinanza nei confronti di questa società. Potrebbe fare un'ordinanza nei confronti di Amaie, però perché possa fare un'ordinanza nei confronti di Amaie deve in qualche modo deliberare che Amaie, cioè deve essere deliberato che Amaie è la società scelta dall'amministrazione comunale. E quindi noi a questo punto volevamo cercare di, per evitare problematiche il 1° di aprile nella città di Imperia, come diceva De Bonis, spazzature per la strada e via di seguito, di accelerare questo processo per arrivare a definire la pratica. Primo incontro domani in regione per cercare di salvare e potenziare il polo universitario imperiese. Lo ha convocato il presidente della regione Giovanni Toti, alla luce del fatto che la provincia di Imperia non ha più le risorse economiche per mantenere la sede universitaria decentrata, in particolare in un servizio.
Il presidente della regione Giovanni Toti ha convocato per domani a Genova un incontro incentrato sul futuro del polo universitario imperiese. L'obiettivo è quello di salvare e rilanciare l'università d'Imperia che conta un migliaio di studenti. Si tratta di una prima riunione che vedrà la partecipazione degli assessori regionali Marco Scaiola e Ilaria Cavo, del rettore dell'università di Genova Paolo Comanducci e del presidente della provincia d'Imperia Fabio Natta. In discussione c'è prima di tutto un progetto che prevede l'acquisto dell'immobile di proprietà della provincia. L'amministrazione provinciale è infatti in difficoltà e non può più sostenere come un tempo il polo universitario imperiese e la regione potrebbe intervenire per mantenere in vita l'ateneo decentrato. La volontà della regione è infatti quella di lavorare in sinergia con gli enti locali per sostenere il polo universitario di Via Nizza. Spaventare per spaventare i ladri e quelli gli sparano addosso. Protagonista un anziano di 74 anni che ieri pomeriggio ha sorpreso i ladri nella sua casa di Stella, in provincia di Savona. L'uomo ha sparato in aria un colpo di fucile e uno dei ladri gli ha indirizzato contro un colpo di pistola, per fortuna senza colpirlo. I ladri, due oltre al palo che li aspettava in auto, si sono poi dati alla fuga e sul posto sono intervenuti i carabinieri. La Go Imperia, società comunale che gestisce il porto turistico, prosegue nella sua battaglia per ottenere il pagamento dei canoni di affitto da parte dei titolari di posti barca morosi. Il presidente Roberto Balbo ha presentato una nuova denuncia in procura e sale a 96 il numero di titolari di ormeggio denunciati come abusivi. Vediamo. Sale 96 il numero di titolari di posti barca denunciati dalla società comunale Go Imperia per occupazione abusiva di spazio demaniale. Si tratta di coloro che non pagano canone di affitto per il posto barca. In precedenza ne erano stati denunciati altri 89 e un paio di mesi fa il presidente di Go Imperia, Roberto Balbo, ha presentato un'integrazione alla precedente denuncia, aggiungendo altri 7 titolari di ormeggi. La società comunale che gestisce lo scalo turistico punta a recuperare la bellezza di 4 milioni di euro. L'accusa che riguarda i 96 titolari di ormeggi relativa all'occupazione senza titolo di spazi appartenenti al demanio marittimo del comune di Imperia, gestiti direttamente dalla società di proprietà di Palazzo Civico. Nella prima denuncia presentata in procura era stato anche chiesto il sequestro preventivo delle imbarcazioni attraccate nel porto turistico imperiese. La Go Imperia ha inoltre evidenziato la sentenza del Consiglio di Stato che aveva sottolineato come i diportisti, precedentemente sottoscrittori di un contratto di subconcessione di posto barca con Acquamare, hanno ormai visto decadere il loro diritto di occupare il posto in quanto i precedenti contratti hanno perso efficacia. Lutto nel mondo della Resistenza per la morte di Primo Bonifazio, classe 1924 di Diano Marina. Era salito in montagna al fianco di Felice Cascione, insieme alla moglie Liliana, staffetta partigiana, scomparsa alcuni anni fa. Il 25 aprile del 2016 era stato insignito a Imperia della Medaglia della Liberazione, che aveva deciso di donare alla biblioteca di Diano Marina. I funerali si terranno domani alle 15.30 al cimitero di Diano Marina. Ai familiari vanno le condoglianze della direzione della redazione di Imperia TV. E adesso ci fermiamo per una breve pausa. Restate con noi. Gli automobilisti risultano essere una delle categorie maggiormente tartassate dal fisco in Italia. La voce che incide maggiormente sulle tasche degli automobilisti è quella delle imposte e delle accise sui carburanti. Sentiamo il servizio. Ammonta a 73 miliardi di euro il carico fiscale che incombe sui 42,8 milioni di autoveicoli presenti nel nostro paese, una cifra che secondo la CGA relega gli automobilisti tra le categorie di contribuenti più tartassate d'Italia. Solo per dare un'idea della dimensione del prelievo si ricorda che il gettito derivante dalle imposte che gravano su tutti gli immobili presenti nel paese ammonta a poco più di 40 miliardi di euro. E nonostante la pesantissima crisi che ha colpito fino a 3 anni fa tutto il settore dell'auto, tra il 2009 e il 2016 il gettito fiscale sugli autoveicoli è aumentato del 10,1%, mentre la crescita dell'inflazione è stata del 9%. La voce che incide maggiormente sulle tasche degli automobilisti italiani, spiega il coordinatore dell'ufficio studi della CGA Paolo Zabeo, è quella delle imposte e delle accise sui carburanti, ben 34,8 miliardi di euro, infatti, pari a poco meno della metà dei 73 miliardi complessivi, ci vengono
elevati nel momento in cui si ciceca fa il pieno. Per ogni litro di gasolio che si acquista, il 63% circa del prezzo è riconducibile al peso del fisco. Per ogni litro di benzina, invece, l'incidenza sale al 66%. Oltre alla tassazione sui carburanti, tra le voci fiscali che gravano maggiormente sui possessori di un autoveicolo, c'è l'IVA sulla manutenzione, riparazione e acquisto di ricambi, accessori e pneumatici. Manifestazione ieri lungo il confine fra Italia e Francia a Ventimiglia. Oltre 150 persone hanno percorso a piedi i pericolosi sentieri montani per protestare contro la chiusura del confine francese ai migranti. Vediamo. Oltre 150 persone hanno preso parte ieri a Ventimiglia all'iniziativa del collettivo alpino Zapatiste e dell'Ape Milano, che hanno organizzato una marcia verso la Francia lungo il percorso normalmente compiuto dai migranti per cercare di attraversare il confine. I manifestanti si sono radunati alle Gianchette, si sono poi spostati a Grimaldi Superiori, da qui zaini in spalla hanno imboccato il sentiero che porta al cosiddetto Passo della Morte, costeggiando la montagna che segna il confine tra Italia e Francia. Gli attivisti hanno voluto in questo modo protestare contro la chiusura del confine francese ai migranti, molti dei quali nel tentativo di superare le barriere hanno perso la vita percorrendo questi sentieri, soprattutto nel cuore della notte, oppure avventurandosi in autostrada lungo la ferrovia. La polizia francese inoltre pattuglia costantemente queste zone, bloccando soltanto le persone di colore. La manifestazione di ieri ha voluto essere un modo per evidenziare che i confini non devono esistere per nessuno e il territorio deve essere di tutti. Grande successo ieri a Pieve di Teco per il carnevale della Valle Arroscia. Numeroso il pubblico formato da grandi e piccoli e soddisfatti gli organizzatori. Vediamo. Questa è stata l'ottava edizione del carnevale, è andata benissimo come tutte le altre, ma forse anche meglio perché l'afflusso di gente è stato enorme. E siamo veramente soddisfatti di questa bellissima manifestazione che fa tanta allegria ed è una manifestazione nata per i bambini. Ci sono tanti bambini che si sono divertiti oggi e noi siamo molto contenti di questa situazione. Speriamo che anche un altro anno possa essere una bella giornata così e che possa coinvolgere tanta gente. Tanto è andata bene per la partecipazione di tante associazioni. Il carnevale di Pieve di Teco non vuole essere un carnevale sfarzoso con dei carri enormi come succede in tanti simpaticissimi carnevali in giro per la nostra Italia, ma un carnevale espresso da materiali poveri, da tanta fantasia e tanta buona volontà delle associazioni che se ne occupano, per cui in questo senso è stato partecipato, è andato bene e ne siamo molto contenti. Grazie veramente a tutti quelli che in qualunque modo hanno collaborato. Sono Simone Miele e Luca Beltrame su Citroen DS3 vincitori della quinta edizione del Rally Ronde Valmerula, disputatosi ieri con arrivo ad Andorra. Ascoltiamo il commento di Miele dopo aver raggiunto il traguardo. E siamo con il grande trionfatore di questa Ronde della Valmerula, quinta edizione. Miele, allora, si è conclusa da pochissimo la prova, che dire, una grande prestazione. Sì, dai, è andata bene, abbiamo vinto, diciamo che siamo stati favoriti dal problemino che ha avuto Fabio, perché comunque lui stamattina era partito subito fortissimo mentre noi abbiamo dormito, però sì, è andata bene, devo fare veramente i complimenti sia a Fabio ma soprattutto al Gio di Palma, che è mio concittadino, siamo arrivati da Varese insieme. E lui ha fatto i complimenti a te. Lo so, però lui veramente con una macchina, un R5 che non è una VRC, non avevo dubbi alla vigilia, infatti li ha rispettati, è stato bravissimo. La nostra gara comunque è andata bene, abbiamo provato diverse soluzioni anche che ci potranno andare bene durante l'anno. La
prova è stata bellissima, peccato la pioggia di ieri che non ci voleva, anche per lo spettacolo forse era più bello da subito partire tutto asciutto, però questo purtroppo il meteo non lo si comanda, quindi l'abbiamo preso com'era e abbiamo provato tre cose diverse. Organizzazione, tutto andato per il meglio? Direi di sì, guarda, l'organizzazione è stata perfetta, non avevo dubbi, io 2 anni fa avevo già fatto la gara e conoscevo già il loro operato, è stato perfetto. Quest'anno hanno avuto il coraggio di cambiare la prova, che era una prova comunque storica dopo 4 anni, e secondo me hanno fatto una gran cosa perché almeno hanno mescolato un po' le carte, ma soprattutto la prova era molto bella e c'era di tutto, dal tecnico al veloce, dalla salita alla discesa, al dosso. Quindi sì, promosso a pieni voti. Il pubblico? Caloroso. Pubblico sì, tanto. Stamattina pioveva un po' meno, ma poi c'era tantissima gente, almeno per quello che ho visto, alle inversioni al dosso, su tutto il fine prova, su tutti i muretti, il pubblico che c'è a Sanremo, dai, che vedo quando c'è il Sanremo, bello. Prossimi appuntamenti. Adesso faremo la gara di casa, che è il Rally di Varese, e poi vediamo, non sappiamo ancora cosa fare quest'anno. Ci vediamo al Val Merula il prossimo anno. Volentieri, volentieri. Mi fa sempre piacere venire in Liguria a febbraio, è sempre bello. Grazie. Grazie. Sempre il merito al Rally Honda Valmerula, sentiamo ora il commento di Enrico Meini, presidente Sport Infinity, che ha organizzato l'evento. Presidente, allora, quinta edizione che va in archivio con un successo di vetture come numero ma anche come qualità, grande pubblico e quest'anno anche il sole. Siamo veramente contenti, vinciamo 3-2, tre edizioni col sole e 2 sotto la pioggia. Ieri eravamo un attimino preoccupati, ma la stazione meteo del radar di Andorra ci ha dato conferma che oggi sarebbe stata una giornata primaverile, difatti abbiamo 17 gradi, un podio d'eccellenza come prima gara dell'anno. Abbiamo Miele come primo classificato, Di Palma come secondo e Gino a conferma che il terzo podio è sempre un'aspettativa importante. Chi fa sport, chi fa agonismo mira al podio. Abbiamo una persona nuova, che è un equipaggio nuovo, che non è mai venuta ad Andorra, però gli altri due, il primo e il terzo, sono a conferma degli eventi e sono già stati vincitori nel nostro rally. Siamo alla prima gara dell'anno, abbiamo avuto una pripista che secondo me, oltre ad essere 10 volte campione italiano, oggi sentito per radio, perché io entravo per primo, chiudevo le strade, quindi ha avuto una professionalità, sia lui che lei, senza precedenti. Io è da quando ho 18 anni che appartengo a questo mondo e sentire Andreucci e la navigatrice, l'Anna, che erano sempre sul pezzo, sempre in contatto radio con direzione gara, per me è stata una tranquillità, visto che poi chi ne risponda è sottoscritto. Siamo contenti, lavoreremo per migliorarci l'anno prossimo e chissà, forse un attimino sperare in una categoria diversa, visto che ormai 5 anni di ronde ci portano a pensare che, avendo un parterre del genere, essendo prima gara, e riconfermeremo sicuramente l'anno prossimo la prima gara della stagione 2019, avere un qualche cosa in più che ci permetta sia di essere gara a teste, ma oltre ad essere al primo evento dell'anno, di avere un qualche cosa anche al limite di europeo, visto che noi abbiamo anche avuto un equipaggio francese e oggi, siccome l'anno scorso questa nostra prova era una prova che faceva parte del Rally di Sanremo, io mi auguro che il dottor Maiga voglia di nuovo ricrescere, non dico di ritornare subito al mondiale, ma se il Rally di Sanremo ritorna Rally europeo e ormai noi siamo 3 gare in Liguria. Una volta ce n'erano 11-12, siamo 3 gare in Liguria, unendoci, facendo una specie di consorzio e lavorando tutte e tre insieme per poter riportare la Liguria in un periodo come questo, e oggi ce ne dà ragione, perché noi praticamente siamo in primavera, di ricrescere a livello europeo e a livello internazionale. Io ringrazio il gruppo perché sono da 48 ore che non toccano letto, perché hanno allestimento della prova così, è stato un allestimento della prova senza precedenti. Vuoi anche il tempo, perché stanotte non ha fatto per niente freddo. Sport Infinity va avanti e grazie a tutti.
Chiudiamo la pagina dedicata al rally andorese con il commento del sindaco di Andorra, Mauro De Michelis, soddisfatto per la riuscita dell'evento sportivo. Non potevamo iniziare meglio l'anno della Città Europea dello Sport con questo bellissimo evento che dura 2 giorni ma in realtà dura 1 settimana e valorizza tutti i nostri territori, Andorra, Staranello e Testico e poi anche Cesio della provincia di Imperia. Ci sono stati 30 di equipaggi in più iscritti quest'anno, questo significa che l'iniziativa funziona, va bene, va molto bene, l'abbiamo sponsorizzata quest'anno, lo faremo anche l'anno prossimo. Buon pareggio per la Sanremese sul difficile campo del Real Forte Querceta. Con il pari di ieri e con la vittoria del Ponsacco per 1-0 contro il Ligorna, la Sanremese mantiene la vetta della classifica a +4 sulle inseguitrici. Vediamo il servizio con le immagini di Nico Cosentino. La Sanremese torna dalla trasferta sul campo del Real Forte Querceta con un buon pareggio ai fini della classifica. E i matuziani possono dirsi soddisfatti anche per il gran numero di occasioni create e se il match si fosse chiuso con un 2 in schedina non sarebbe stata certo una vittoria meritata. La prima occasione di marca matuziana si registra al 17° quando Scalzi ruba palla al limite dell'area e fa partire un mancino raso terra che si spegne fuori alla sinistra del portiere. Al 26° grande chance per Lauria che, servito dalla distanza da Scalzi, mette giù il pallone, entra in aria e prova la conclusione di Potenza che viene neutralizzata dal grande intervento del portiere avversario Fontana. La prima occasione per i toscani è al 34° quando Vignali ci prova con un pericoloso rasoterra che esce di poco alla destra di Salvalaggio. Passano 2 minuti e Lo Bosco mette a sedere 2 difensori avversari. Lascia partire un rasoterra, ma Fontana è abile a deviare in angolo. Al 42° su calcio d'angolo battuto da Scalzi ci prova Castaldo di testa, ma la palla finisce tra le braccia del numero 1 toscano. Le occasioni della prima frazione si esauriscono con un tentativo di destro al volo di Scalzi dal limite dell'area. Palla deviata e Fontana para di piede. Nella ripresa al 56° il primo tentativo della Sanremese con Scalzi che tenta il mancino dalla lunetta. Conclusione potente ma centrale, blocca Fontana. Al 74° punizione di Magrinsco dellata in aria, Lo Bosco ci prova di testa, para Fontana. Il portiere matuziano Salvalaggio si mette in mostra pochi minuti dopo con un grande intervento sul tiro potente del numero 7 Cito. Al minuto 84 Giavo ruba la palla e serve in mezzo Gagliardi che prova la conclusione. Fontana blocca senza difficoltà. Con il pareggio e con la vittoria del Ponsacco 1-0 contro Ligorna, la Sanremese mantiene la vetta della classifica a +4 sulle inseguitrici. Sentiamo adesso l'angolo di Daniele Lacorte, che oggi ci parla di pensioni e dell'imparare a congedarsi dettato da Papa Francesco. La campagna elettorale è partita con la gran cassa delle promesse. Non c'è partito che non assicuri, dopo il voto, più posti di lavoro ed età pensionabile meno pesante. L'INPS invia moduli di simulazione permettendo al lavoratore ansioso di andare a riposo, di capire se è conveniente l'APE, l'anticipo di pensione per il quale è richiesto un prestito, o se aspettare la scadenza decisa dalle varie leggi e leggine, come quella della Fornero. Democrazia, chiamatela come volete, ma l'unica certezza è che se esiste libertà di scelta esiste anche l'obbligo di mettere mani al portafoglio pagando a rate un diritto maturato negli anni. Le pensioni sono al centro del dibattito e dell'attenzione dell'opinione pubblica, così anche la Santa Sede si aggiorna e Papa Francesco, motu proprio, ha deciso di rinviare il pensionamento di vescovi e cardinali non più a 75 anni come un tempo, ma un periodo superiore. Imparare a congedarsi è il titolo dell'ordinanza papale che vedrà così prolungata la carriera di molti porporati. Anche il Papa ne fa una questione legata al prolungamento della vita. In fondo, anche lui sembra essere stato colpito dalla legge Fornero.
E diamo adesso uno sguardo ai principali eventi in Liguria con i Via e Venti e poi i cantieri sull'autostrada dei Fiori. Indichiamo solo i cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto dell'A10 Savona confine di Stato. Direzione Francia, carreggiata nord. Tra Savona e Spotorno, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per rifacimento della pavimentazione e giunti viadotti Segno e Ceresia dal 19 febbraio al 23 febbraio. Tra Armaditaggio e Sanremo, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per sostituzione barriere di sicurezza e risanamento impalcato cavalcavia 88 dal 19 febbraio al 23 febbraio. Ed è il momento delle previsioni meteo dei prossimi giorni. Domani, martedì 20 febbraio, cielo in prevalenza soleggiato sulla costa, salvo nubi stratiformi dal tardo pomeriggio, locali addensamenti nei bassi strati, nelle zone interne e sui versanti padani. Umidità su valori medi, venti moderati dai quadranti settentrionali in progressiva intensificazione. Mare al mattino poco mosso, in aumento fino a localmente mosso. Dopodomani, mercoledì 21 febbraio, nuvolosità tra irregolare e diffusa per passaggi di nubi stratiformi su tutta la regione, possibili deboli precipitazioni in particolare a ridosso dei versanti padani di Levante. Umidità su valori medio-bassi, venti in ulteriore aumento fino a generalmente forti dai quadranti settentrionali, ma in aumento fino a molto mosso a ponente. Per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo di seguirci sul nostro sito imperiatv.it e sulla nostra pagina Facebook. Buona serata! Via il canone RAI per gli over 75, fanno prostituire la figlia di 9 anni per 30 euro, creato un embrione ibrido pecora uomo. Via il canone RAI a chi ha più di 75 anni ad annunciarlo, il Premier Gentiloni, dopo la firma del decreto che aumenta la soglia di reddito entro la quale non si deve pagare il balzello sulla televisione. Gli esentati passano così da 115.000 a 350.000. Shock nel Palermitano, padre e madre facevano prostituire la figlia di 9 anni per 30 euro. I due sono stati arrestati con l'accusa di violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione minorile. Oltre alla coppia sono finite manette due uomini con cui la bambina ha avuto rapporti sessuali a pagamento. Per la prima volta è stato creato in laboratorio un embrione ibrido uomo-pecora in cui una cellula su 10.000 è umana. Non è fantasia, ma è realtà. L'annuncio arriva da scienziati dell'Università della California. L'ibrido è un passo verso la possibilità di far crescere organi umani negli animali. Nuovi dettagli su presunti abusi da parte di personale Oxfam emergono da un rapporto interno all'ONG del 2011. Tre uomini accusati di molestie ad Haiti avrebbero anche minacciato fisicamente un collega per assicurarsi il suo silenzio. E per questa edizione è tutto, grazie per essere stati con noi. Per ulteriori aggiornamenti basta collegarsi come sempre al sito adnkronos.com. Arrivederci.